Vuole il blocco di Watt, penetrazione stoppato da Tyler Kane. Dall'altra parte Sanders contro Watt, vuole tirare da 9 metri e segna la tripla in faccia a Watt. È fuga d'Ertona sul più 10. Ancora una volta ha lasciato il tiro da 3 all'attacco, non può non prenderlo Stone. Alla fine si sblocca Venezia dopo 5 errori consecutivi. Ertona quindi esaurito il bonus, mentre si schiera addirittura a zona, prova a punirla Michael Bramos che si alza e spara, scrivete 3. Non ha creato granché Ertona in questa azione, Sanders fa tutto da solo, si butta indietro, alla fine c'è però la deviazione al volo di Jalen Cannon. Mazzola riapre per Stone, finta di tiro, attacca contro Severini, tiro appoggiato al secondo ferro, canestro che accoglie il tiro del meno 3. Tocco di Theodore nelle mani di Stone che perde la palla, la ritrova Figlioi che cede a Machiura, tiro buttandosi indietro e questi sono due punti trovati nella spazzatura da Ertona. Theodore, penetrazione, dopo la tripla c'è anche il layup. In questa occasione forse ha insistito con uno o due palleggi di troppo, mentre Kane prende il tiretto dalla media, stavano scadendo i 24 secondi. Watt vuole riaprire, ha capito tutto con un secondo d'anticipo Wright che intercetta e corre dall'altra parte. Watt, penetrazione, questa volta prende di sorpresa Kane, uno dei rarissimi errori difensivi di Tyler Kane. Ancora una volta una di quelle occasioni in cui Ertona tramuta una palla quasi persa in due punti. Watt prova a mettersi nella partita, rimbalzo sul suo stesso errore, palla riaperta per Stone che si alza e spara, scrivete 3. Altra chance concessa da Venezia, da 3 punti Figlioi e anche questo fa malissimo gli Orogranata. Ramos in angolo per Brooks, tiro da 3 importante per riportare Venezia a meno 8. Palla per Severini che va da Figlioi, palla per Cannon, semigancio vincente, più 13 d'Ertona e adesso time out per De Raffaele. Wright con l'assist per Cannon che va a schiacciare a due mani. Questo lo saluto, il saluto tra i due coach dopo 4 partite a punteggi bassissimi, a grande intensità. La Bertram Jox Ertona vince 3-1, elimina l'Umana Reyer Venezia.